La proposta di un silo di stoccaggio provvisorio dei rifiuti a Nocera Inferiore sta suscitando una serie di reazioni. L'area di Casarzano divide in particolare la politica. L'assessore all'ambiente Federico Piccolo è cauto, ammette che la zona ha una destinazione d'uso compatibile, ma l'iter è comunque lungo. Paolo De Maio, capogruppo in Consiglio Comunale del Partito Democratico, non si esprime sul luogo, ma ribadisce che un sito di stoccaggio provvisorio è quanto mai opportuno, soprattutto per plastiche e cartone, così come rappresentato mesi fa. Ilario Capaldo dei Moderati propone di individuare un suolo per realizzare un cantiere per il servizio di raccolta rifiuti, investire insomma sulla città e non pagare l'affitto che da anni pesa sulle casse pubbliche. Si potrebbe immaginare anche l'ampliamento dell'isola ecologica, dice il consigliere di maggioranza, che immagina comunque uno spazio ad hoc che non intacchi realtà industriali del settore agroalimentare. Personalmente, afferma il consigliere Saverio D'Alessio, penso che la soluzione dei siti di stoccaggio debba essere valutata in mancanza di altre soluzioni. Tra l'altro, l'eventuale scelta di utilizzare lotti in località Casarzano, prosegue, non trovo sia una scelta percorribile, quanto in quell'area ci sono aziende che trattano prodotti alimentari. Gennaro Della Mura ritiene opportuno continuare a lavorare sodo affinché la raccolta differenziata raggiunga percentuali più alte. Occorre, insomma, afferma l'esponente dell'UDC, sensibilizzare la cittadinanza. Duro dall'opposizione Alfonso Schiavo, che afferma è l'epilogo dell'assenza di programmazione, se non addirittura di idee. Dal 2012 ad oggi ho tentato in tutti i modi di far comprendere che i rifiuti devono diventare una risorsa. Intanto si lavora all'individuazione anche di un'area che possa servire il comprensorio. Sabato scorso al comune di Nocera Inferiore, Manlio Torquato ha incontrato i suoi colleghi sindaci di Nocera Superiore, Cassia San Giorgio e Roccapiemonte, rispettivamente Cuofano, Lanzara e Pagano. Occorre rispondere alla sollecitazione dell'ente d'ambito che chiede di individuare un sito di stoccaggio comprensoriale. La Regione ha disponibile un contributo di 20 milioni di euro per finanziarne la realizzazione.